E veniamo al secondo incontro. Come individuare l'immobile che vogliamo acquistare all'asta? Dove cercarlo? Intanto ne approfitto per dire pubblicamente una cosa. Molto spesso i nostri clienti e potenziali tali ed i nostri amici ci dicono: siccome voi siete brave ed operate nelle aste immobiliari, ci trovereste un immobile da comprare a poco prezzo? Ci dispiace. Questo proprio non lo possiamo fare perché ci porterebbe via troppo tempo che dobbiamo invece impiegare per il nostro vero lavoro e che se accettassimo di fare anche solo per i nostri migliori clienti non potremmo fare gratis, ma anzi, trattandosi di ore e ore, giornate e giornate di ricerca, costerebbe davvero tanto. Piuttosto preferiamo fare in modo di mettervi in condizione di provvedere da soli e quindi seguiteci in questo video. Prima domanda alla quale rispondere e che sta diventando ormai un tormentone è: ma le agenzie immobiliari possono vendere immobili all'asta? Di sicuro nessun giudice, nessun custode giudiziario, nessun delegato o creditore allo Stato ha interesse ad impedirglielo. Perché se un interessato all'acquisto si rivolge ad un'agenzia immobiliare per poi presentare un'offerta di acquisto in asta, anziché cercare da solo l'immobile, e se poi si aggiudica la gara, tutti i soggetti che vi ho nominato ci guadagniamo ugualmente. E dico non a caso guadagniamo perché, come sapete, anche noi vendiamo in asta per conto del tribunale, per cui abbiamo tutto l'interesse economico a vendere. Quindi, se un investitore immobiliare, e per investitore vi ricordo intendo chiunque voglia acquistare anche solo un immobile, magari anche ad uso personale, cioè per esempio per andarci a vivere, e non solo quindi gli investitori professionisti che acquistano immobili per rivenderli subito dopo per metterli in affitto a reddito. Dicevo, se un investitore immobiliare ha la possibilità economica di pagare anche la provvigione dell'agente immobiliare, che di norma per gli immobili all'asta potrebbe assolutamente evitare di pagare, perché l'agente immobiliare non porta alcun vantaggio, in quanto nelle vendite all'asta non ha alcuna funzione. Buon per lui, sono affari solo suoi. Se avete soldi da spendere, e chi ve lo impedisce? Come abbiamo dettagliatamente spiegato in un video che dovreste trovare da qualche parte qui in alto, secondo il nostro punto di vista, la nostra esperienza e la nostra onestà intellettuale, solo in un caso può convenire, e cioè quando chi vuole acquistare all'asta è un investitore di soli capitali, ha cioè soldi che vuole investire, ma non ha il tempo di cercare l'immobile all'asta. Oppure, e lo aggiungiamo oggi, quando per esempio un investitore di Torino voglia acquistare casa al mare o in montagna, in Calabria o in Sicilia, non voglia fare un viaggio di centinaia e centinaia di chilometri per visitare l'immobile o per partecipare all'asta, eccetera, eccetera, e si rivolge ad un agente immobiliare di fiducia nella città in cui vive, il quale a sua volta si metterà in contatto con un professionista del posto, che si occuperà di tutto. Servizio che, per esempio, anche il nostro studio offre in collaborazione con pochissime e selezionatissime agenzie immobiliari. Diversamente, non conviene assolutamente. Anche perché, lo ribadiamo, acquistare un immobile tramite agenzie immobiliari o agenzie specializzate in acquisto alle aste può essere comodo, ma non è assolutamente garanzia di maggiore sicurezza, come del resto qualcuno di voi ha spesso sottolineato in qualche commento sotto i nostri video. E allora, per tutti quegli investitori professionisti e non che devono e che vogliono risparmiare, vediamo come si cercano gli immobili venduti ad un'asta e giudiziaria. In un giudizio di espropriazione o in un fallimento, poco importa. Bene, partendo dal presupposto che gli avvisi di vendita con cui noi delegati, a spese del creditore precedente, dobbiamo fare la pubblicità, vengono pubblicati
obbligatoriamente sul portale delle vendite pubbliche, in un termine fissato dal giudice dell'esecuzione, che solitamente è di almeno 45 giorni prima della presentazione delle offerte, ma che, attenzione, è invece di 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di vendita, se l'asta viene fatta dal curatore fallimentare, quindi nell'ambito di una procedura fallimentare. E poi, su determinati siti stabiliti con decreto del Ministero di Giustizia del 2006, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. 2. Eventualmente, e cioè solo su richiesta del creditore o d'ufficio dal giudice, che però quasi sempre la richiedono, sui quotidiani locali o nazionali o su giornali informativi ad essi equiparati, che solitamente dedicano un giorno, che spesso è la domenica, alla pubblicazione degli annunci degli immobili all'asta. Quindi basterà chiedere quale sia questo giorno al vostro edicolante di fiducia, che sicuramente lo saprà. 3. In via complementare, ma non alternativa, cioè questo significa con minore richiesta e minore frequenza, su riviste specializzate o su canali TV o tramite l'invio di lettere pubbliche agli abitanti del circondario dove l'immobile è in vendita o ancora tramite attività di volantinaggio, eccetera. Quindi, partendo da questo presupposto, direi che la cosa più importante, perché come ho detto prima non può mai mancare, sia quella di capire quali sono gli appositi siti dove si trovano sempre gli avvisi, come arrivarci e come utilizzarli. A tale scopo vi diciamo subito che solitamente i siti in cui troverete gli immobili all'asta sono di norma www.astiannunci.it, www.astiavvisi.it, www.astigiudiziarie.it, www.canaleaste.it. Magari poi vi lasciamo i link in descrizione. E poi ci sono obbligatoriamente i siti di ogni tribunale. Per esempio, www.tribunale.cosenza.giustizia.it. Bene, considerate poi che il sito del portale delle vendite pubbliche, dove comunque si trovano tutti, ma proprio tutti gli immobili che in Italia vengono messi all'asta, è il più macchinoso da consultare, in realtà la cosa più semplice da fare per voi è la ricerca sui siti dei diversi tribunali. Quindi, in base alla città nella quale volete acquistare l'immobile, dovrete andare tramite Google sul sito del tribunale della città prescelta. Per esempio, www.tribunale.monza.giustizia.it e nella schermata che si apre cercare il riquadro vendite giudiziarie oppure esecuzioni immobiliari o ricerca immobili o immobili o ancora pubblicità legale, insomma diciture simili. Una volta arrivate sulla pagina, dopo aver cliccato, basta scorrere un po' ed inizierete a vedere subito gli immobili. Se approdati sul sito non vedete da subito i vari annunci, non vi resta che indicare il tipo di immobile che cercate, per esempio commerciale, la città. Se con tali indicazioni ancora non vi esce nulla, variate qualche dato. Ad esempio, se prima avevate indicato oltre la città la categoria immobili residenziali, spuntate adesso la voce tutte le categorie. Non temete, è molto più semplice di quel che sembra. Ed ora l'avvocato che aspetta vi mostrerà come sia facile nella pratica fare una tale ricerca. Sì, è abbastanza facile fare questa ricerca. Questa volta la faremo sul portale delle vendite pubbliche dopo averla cercata sul motore di ricerca. Eccoci approdati sul portale. Specificheremo che immobile abbiamo intenzione di acquistare all'asta. In questo caso sceglieremo immobile di tipo residenziale, così come la tipologia. Possiamo anche raffinare la nostra ricerca dando ulteriori risultati. Dove vogliamo acquistare il nostro immobile? Specifichiamo a questo punto la città o la zona. Milano abbiamo scelto per fare questa rappresentazione
e procediamo a questo punto a richiedere i risultati al nostro portale. Eccoci qua, 921 annunci. Cliccheremo chiedendo la data di vendita più recente. Come vedrete, da questi risultati le vendite più recenti sono a novembre e ottobre. Non vi lasciate confondere dalle foto, sono tutte uguali, ma come vedete dagli indirizzi sono delle vendite completamente diverse. Cliccate sulla vendita, sul lotto che desiderate, e come vedremo abbiamo il dettaglio del lotto, in particolare il prezzo base. Tutti gli altri dettagli verranno poi specificati negli altri video. Per il momento, scendendo un po' giù, abbiamo una prima foto, ma come vedete ci sono anche le altre foto qui sotto, così come gli allegati. Come vedete abbiamo la perizia e l'avviso di vendita, che sono insieme all'RGE le cose più importanti da sapere. Mi raccomando, man mano che analizzate gli immobili, non dimenticate di scaricare i documenti che vengono pubblicati insieme all'avviso di vendita, e cioè perizia, ma anche ordinanza di delega, in apposite cartelline che avrete avuto cura di aprire sul vostro PC prima ancora di iniziare la ricerca. Mi raccomando, fate cartelline diverse per ogni diverso immobile, perché altrimenti, se scaricate tutto il materiale in maniera disordinata, sarà poi una gran perdita di tempo andare a riorganizzare i documenti appartenenti alle singole procedure. Nel caso in cui invece steste facendo la ricerca dal cellulare e non aveste la possibilità di scaricare i documenti, vi raccomando almeno di fare uno screenshot della prima pagina dell'avviso di vendita, quindi andatelo ad aprire, nella parte in cui è indicato il numero di RGE o RE, esempio RE 1922 2019. Avere questo numero vi consentirà di rintracciare immediatamente la procedura anche sugli altri siti in un secondo momento. Per chi proprio invece di internet nulla sa, vi ricordo che in tutti i tribunali vengono distribuite le riviste cartacee di aste giudiziarie, dove troverete tutti gli immobili messi all'asta nella regione. Però di queste riviste ne pubblicano poche copie, quindi sicuramente è difficile trovarle. Inoltre considerate che, proprio come avviene per la pubblicazione sui giornali, questo tipo di pubblicità non è più obbligatoria, ma è a discrezione del creditore procedente o del giudice. Quindi è facile che su di esse riviste vengano pubblicati non tutti gli immobili messi all'asta in quel dato di tribunale, ma solo quelli per i quali è stata richiesta e pagata anche questa forma di pubblicità. In conclusione, i siti dove sicuramente troverete segnalati tutti gli immobili venduti all'asta nella provincia dove avete scelto di acquistare, allo stato sono il portale delle vendite pubbliche e i siti dei diversi tribunali, che pertanto vi conviene imparare a consultare. Bene, a questo punto vi segnalo la prima variazione rispetto al programma che vi avevamo indicato nel precedente video di presentazione di questo mini corso. In quanto individuato l'immobile per spiegare come operare la scelta di quello di quelli per i quali vi converrà presentare poi l'offerta di acquisto, e dovremo fare un video a parte, dedicare una decina di minuti solo a quell'argomento, e non ve ne parleremo quindi in questo, ovviamente nel vostro interesse. Del resto ve lo abbiamo annunciato, questo è un progetto tutto in divenire e lo costruiamo con voi video dopo video. E se per caso steste pensando che in questo video abbiamo detto cose che già sapevate, cose banali,
Ebbene, sappiate invece che a noi arrivano centinaia di mail o di telefonate in cui ci chiedono come cercare gli immobili che vengono venduti all'asta. Ad ogni modo, vogliamo tranquillizzarvi e dirvi di continuare a seguirci perché man mano i nostri contenuti saliranno di livello ed entreranno sempre più nello specifico. Quindi appuntamento alla prossima settimana con il video sulla scelta degli immobili. E non dimenticate di scrivere nei commenti se avete gradito questa impostazione, se il video è stato utile a tutte le persone che ancora non sono esperte del settore o se a proposito dell'individuazione dell'immobile abbiamo dimenticato di dirvi qualcosa che magari vi piacerebbe sapere o che sarebbe importante conoscere. Se scrivete e se interagite con noi, non fate altro che darci la possibilità di migliorare. In ogni caso, non smettete di seguirci e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. E mi raccomando, sappiate scegliere sempre il vostro avvocato.